Ok, se volete potete cominciare. Ok. Non abbiamo Dead Idea, abbiamo quindi Pokémon Trainer. Comunque sì, dobbiamo mandare a pregame prima. Prossima volta lo facciamo. Yumi la sbarra voglio vestito da Dead Game. Arriverà. Se vinco questo torneo butto tutti i soldi in, in vestiti sporchi. Sì, 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 vai, andate, potete andare. Scusate, scusatemi. Abbiamo una, anche una grafica nuova. Sì, minchia, Gianna si è letteralmente fatto il culo questa grafica. Sì, quindi è molto bella. Ringraziamo sempre Gianna. È sempre, sempre migliore della precedente. Infatti sembra impossibile, ogni volta migliora. Quindi cominciamo su Battlefield. Stage credo abbastanza neutrale per entrambi. Sì. Diciamo che quali sono stage brutti per il Pokémon Trainer? Alla fine penso che si possa adattare più o meno. Forse l'Hylat. Però per chi è buono l'Hylat. Per cosa? Per DK? Giusto. Per Lucina? Minchia. Ok. Già cominciamo. Vedi, cioè, c'è le... fa le combo buffe all'abbato. È questo che è bello, perché tutto flash, esce il fuoco. E neutral com'è? Il neutral di Roy? Praticamente è rialzo il phone shield, ti metti e quando comincia la conversione uccidi a 60 a un certo punto. Ok. Cioè la kill viene da sé. Diciamo che sta andando bene Simon. Continua a mettere lo scritto anche. Sì, perché non ha magari le conversioni che può avere Voix, ma magari, cioè in questo momento sta avendo un neutral migliore. Decide di cambiare Pokémon e passare Visaur, che è veramente forte. Però okay, a quanto pare mi stanno dicendo che, cioè mi hanno detto che Visaur per ora sembra uno dei, cioè sotto Squirtle di sicuro. Sì, quello sì. Visto. Addio, ma che faccio, cosa? L'ho detto io. È fortissimo lui. Ah, ma perché era Visaur? Tipo erba. È super efficace. Giusto. Siamo tornati a Bronze. Deve pensare anche a queste cose, cioè qui manca un po' di studio di matchup. Esatto. Peccato. Ed anche perché Squirtle stava andando benissimo. Ok, sì, devo dire che ha cambiato tutto questa kill abbastanza early. Ok. Ok, vero, molto forte. Però dentro. Oh. Non è molto forte perché anche Roy di fuoco, quindi non è molto efficace. Quindi adesso c'è Roy che comincia a danzare intorno allo scudo. Penso di... che stia cercando una grab, potrebbe essere. ma non so se è kill questa percentuale, magari sulla percentuale alleggio. Sulla... No, è la grab di Charizard, l'up throw di Charizard. Oh mio Dio! Gli ha interrotto il side B. Ok. Ha studiato. Bello. No, flash, ok. Sì, sì, sì. Penso che fosse un reaction proprio. Sì, ha visto che stava sempre girando intorno allo scudo, saltellando con i polli in cappello. Ha deciso di fare un down smash. Ok. No, comunque, mi sa che left throw l'hanno buffato quella di Charizard. Adesso è una kill throw bella forte. Sì? Sì, 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 sì. Più dell'up throw? Mi sa di sì. Addirittura. Meno della back throw forse, però. Però chiedo conferma nel caso della chat. Ok, vediamo. Ah, yeah. Ok. Left tilt. Mi stai mando l'FM match, però tanto left tilt è la stessa cosa, praticamente. Sì. Questo side B comincia l'approccio di Squirtle antiaereo con la B. Però si può prestare e perde contro stage. Diciamo che l'obiettivo di Squirtle dovrebbe essere quello di giugglare e tenere in aria, ma non ci sta riuscendo benissimo in questo momento. Più che altro perché ha il problema di dei personaggi piccoli senza disjoint, cioè sì, perdono alle spalle. Si riesce a tenerli fuori, ovviamente. Probabilmente avrebbe senso in questo matchup giocare molto di neutral con i Visaur. Un altro 6B si prende un sacco. Sì, penso che sia quello che credi che sia. Poi lo salutiamo. Ok, ho messo l'up smash, vediamo conversione. Bello, bello. Down throw a Pair, non ha il salto, riesce a terra sulla piattaforma. Down air. Sì, sì, scusami. Ah, peccato. Molto bravo Roy a contestare a contestare la recovery. No, a contestare la l'attacco. F smash. Primo uno F smash. Lo blasta. Cioè ha ipergamato con quell'F smash. Non c'era bisogno. Sì, ma molto interessante questo Roy. Ti dico. Mi dobbiamo mettere per game? No. No, penso. No, sì, pre game. Oh mio Dio. Ok. Ok. Quindi vabbè, poi salutiamo. Magari c'è un problema con i comandi, vedo. Grazie, mi raccomando, fate sempre button check. Sì, è importante. Tu hai mai perso per un button check? No. Ah sì, contro Mirko. Mirko mi ha battuto solamente per i comandi. Sì, 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 sì. Stavo spaccando, a un certo punto vado a saltare, avevo lo scudo sul salto. Erdo Just è stato quello che mi ha fregato. Anche con Tuna ha perso per quello. Ok, sì, 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 ci sta. E poi al GameStop ho giocato contro Mago, che è qui con noi. È lì, però non lo potete vedere. E tipo, il primo game l'ho distrutto, tristoccato sempre.
secondo game ho sbagliato tag e non avevo l'attacco. Non avevo attacco, quindi potevo fare solamente special con DK. Super even, okay. 2-0 per lui. Però si che ci vogliamo parte. Fare? No, non si parte, aiuto. Vabbè, sto cedendo allora, personaggio, stanno vediamo. PG. Mantiene il Pokémon Trainer oppure Pac-Man? Pac-Man non penso. No, okay. Non... ok, sì, di solito. Quando volete andate? Sì, sì, andate. No, non chiedete, andate direttamente. Sì, sì. Quindi 1-0 per Voix. Cambia il Dedede che magari con questi disjoint che c'ha, proiettili può o quanto, cavarsela meglio, direi. Poi sopravvive un sacco. Mm-hmm. Probabilmente il side B lo killa a 80%. Cioè tipo lo Shoryuken sto side B. Sì, 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 è vero. Ok, già situazione di pareggio. Devo dire una cosa che mi stupisce di Voix è che usa sempre nuove opzioni per atterrare, che è una cosa molto intelligente. Magari è un po' troppo aggressivo, però è uno stile molto interessante. Sì, finché funziona l'aggressività. Cioè prima hanno, certo, lasciato spazio, poi sì, rimane. Sì, sì, chiaro. Oh mio Dio, ok, non l'ha angolato in alto, altrimenti Madonna. Penso che abbia anche sbagliato di AI Simon là, perché è partito alla velocità della luce. Ok, sì, sta sempre riuscendo a chiuderlo. Deve cercare di trovare un po' di spazio Simon. Specialmente perché Dedede finché rimane a legge. Ma cosa è successo a quel Gordo? Se l'è mangiato la piattaforma? Tipo. No, l'ha colpito lo scudo. Ah, okay. Infatti tipo niente. Oh, bello. Nair 1 F Smash. Una, ok, una cosa? Un va bene. Vediamo se gli costa la stock. Sì, sì, gli costa. Minchia, la stock. Legge, bravo, la recovery alta e lo colpisce. Bella, bella. Bravo, molto bravo. Vedi, adesso è giusto, penso, cercare il proprio spazio con Didi. Però in quel momento ho anche perso stage advantage che aveva. Quindi è stato, e adesso infatti ne sta pagando le conseguenze. Diciamo che Kalos è buona perché deve sorvivere un sacco. E il problema, okay, è che no. Ah, dai, aia, peccato, vediamo che... Sì, finiamo questo. Okay. E recupera alto e prende la stellina. Ok, molto, molto belli questi Nair. Oh, ancora! Madonna, bella conversion. Veramente bella. Spazzato. Funziona su tutti o... mi sa di sì, di sì. Bellissima! Quasi 50%! Tutto. Ragazzi, peccato. Ok, però è a 80%. È pazzo sto Roy. Sa tutto. Oh, yeah. No, mio Dio, è impazzito. Ok, quasi killa. Che ancora legge, vediamo. Forward tilt. Non trova proprio il suo spazio. Sta tiltando Simon in questo momento. Ok, Nair. Madonna. È ancora vivo, ancora vivo. Finché Dedede non è morto. Comunque Voix è proprio da stream come giocatore. Sì, sì, fa solo stream Voix, mandiamo. Esatto. Magari se c'è un ditto qualcosa di stupido, mettiamo qui, mi connetta con Voix in alto a sinistra. Esatto. Dove gioca. Fa la modalità classica. Ok, dash attack. Ok, ma per chi là? No. La schermata birichina di Smash Ultimate. Ok, tenta be auto shield. Ok, no, il Gordo. Oh mio Dio, questa roba era pericolosissima. Sta sopravvivendo Simon. Speriamo che almeno riesca a fare una kill. Aiuto. Ok. Che paura. Aiuto. Ah, fair, okay. Jab. Non leggerò, lo cerco io. Oh mio Dio. Ok. Ha delle kill throw, Roy? La throw però tipo... Bello! No, non kill. Smash intero però... 201! Non so se killa questa percentuale di Dedede, secondo me no. Okay. Esci il poca con la B e killa. Mamma mia, che pressione! Madonna, veramente complimenti a entrambi i giocatori. Non vorrei minimamente essere... Cosa?